Il Consiglio Comunale si è riunito questa mattina per fare il punto sui progetti e sui lavori nell'ex area industriale di Bagnoli, oggi SIN, sito di interesse nazionale. Il sindaco e commissario straordinario Gaetano Manfredi ha presentato la sua relazione all'Assemblea. Si sta cercando di fare dei passi in avanti, servono risorse significative ed io penso che la strada maestra sia sempre quella della collaborazione, che non sempre c'è stata, tra diverse istituzioni, la collaborazione per Bagnoli e per tutte le questioni più importanti che abbiamo a Napoli, tra comune, regione e governo nazionale. È bene che il commissario sia lo stesso sindaco, perché questo dà la possibilità di avere di più un rapporto con la situazione reale, e quando parlo di collaborazione intendo la collaborazione anche con i comitati che stanno a Bagnoli. È su questa strada maestra che bisogna muoversi. C'è anche una responsabilità di enti pubblici che si sono, diciamo, messi in contrapposizione tra loro in questi anni e che hanno aggravato ulteriormente i ritardi. Però adesso è il momento di non guardare indietro, se non per non ripetere gli stessi errori, ma di dare impulso alle cose che vanno fatte a partire dalle risorse che abbiamo, e anche la consapevolezza di quello che ancora serve in termini economici per completare la bonifica, in particolare la bonifica a mare, è un fatto molto importante. Il sindaco diceva nella sua relazione che mancano per la bonifica a mare circa 600 milioni di euro. Di questi 600 milioni circa la metà sono interessati dall'intervento sulla rimozione della colmata. C'è uno studio approfondito che è stato fatto con l'aiuto e il supporto della stazione zoologica Anton Dorn, che è stato consegnato ad oggetto di via nazionale, che quindi ci mette in condizione di poter finalmente decidere con il giusto apporto scientifico sulle decisioni da prendere. Abbiamo speso 900 milioni di euro e stiamo ancora a parlare di progettualità, di costi da sostenere e di soldi che non ci sono a questo punto, perché oggi, con una relazione che sottolineo abbiamo ricevuto 10 minuti prima di intervenire, quando il sindaco già aveva preso la parola, e su nostra sollecitazione abbiamo saputo che serve, come avete anche voi sentito bene, 1.200 milioni di euro che non si sa da chi saranno messi, da chi saranno finanziati e con quali modalità. Quando noi facciamo una progettualità, e dalla progettualità all'inizio delle attività passa troppo tempo, anche le ultime vicende ci hanno insegnato che cambia tutto, perché cambiano i costi, cambiano le condizioni di fatto e di diritto di certe situazioni. Quindi non si può fare una progettualità seria senza indicare specificamente un cronoprogramma, e voi avete avuto, penso, la relazione, non c'è traccia di questo. Intanto occorre ringraziare i comitati, i movimenti, i cittadini organizzati di Bagnoli, che in questi anni hanno garantito che il dibattito su Bagnoli conservasse un profilo pubblico, e perché il vulnus che si è consumato con la nomina del commissario straordinario non è sanato interamente con la scelta di far coincidere il commissario con il sindaco di Napoli. Il Consiglio Comunale è tagliato fuori, questa monotematica aggiunge a proposito sollecitata dal Consiglio Comunale, che non può essere tagliato fuori perché il tema dell'urbanistica è un tema fondamentale per un comune. Indispensabile, a meno di suggerimenti ma diciamo sostanziati dal punto di vista scientifico, resta fondamentale la rimozione della colmata. Bisognerà vigilare affinché, come dire, dopo l'esproprio sia data poi l'opportunità di trovare una diversa opportunità, diciamo, di abitazione. Abbiamo sentito che eventualmente ci sarà chi potrà decidere di rimanere pagando però i lavori all'interno delle proprie abitazioni, e chi invece, insomma, con il bonus avrà la possibilità di poi scegliere un'alternativa. Quindi, come dire, dopo 30 anni di attesa dovranno anche poi decidere di andare altrove, perché, insomma, questa è la scelta dell'amministrazione. Qua non si è parlato di tempo.
si è parlato di tutta una serie di interventi di bonifica a terra e quindi della riapertura di altre strutture, ma non si è parlato poi di quanta è la tempistica, quanto dobbiamo aspettare ancora per fare in modo che questo, che finalmente i napoletani possano fare il bagno su questo tratto di mare. Allora, su questo non abbiamo certezze ed evidentemente se il sindaco non l'ha scritto, evidentemente non l'ha detto, relazionato, evidentemente non le ha neanche lui le certezze. Sono rimasto un po' dispiaciuto perché le aziende che sono state le aziende aggiudicatrici di questi bandi non sono napoletane, non c'è un'azienda che sia di Napoli, della provincia di Napoli. Ho chiesto al commissario, nonché sindaco della nostra città, di valutare per i prossimi lavori di creare, oltre alla clausola di salvaguardia per i lavoratori, diciamo, della manodopera di persone che vengono da quel territorio, di operai che vengono da quel territorio, anche il coinvolgimento di ditte, aziende, perché napoletane, perché credo che siamo nelle condizioni di poterlo fare. Non è che debbono venire per forza dal nord per venire a fare i lavori qui al sud.